Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Nome di Mars, siamo di nuovo qui su PokéStars con la sezione Cash Game, che è la sezione che tratto io. Allora, l'altra volta avevamo lasciato il video precedente con un bel asso K null-in, quindi andiamo a vedere come procede la situazione. E vado l'in. Lui è andato l'in. All in sicuramente ha qualcosa di buono. Io me lo giocherei. Secondo me è una coppia, un tipo un jack-jack. Asso K pure lui. Però io ho il colore dalla mia. Niente. Chiaramente ero qui in vantaggio, perché io avevo asso jack suited. Cioè avevo la possibilità di fare un colore. Lui no. Quindi ho molte più probabilità io, perché io dalla mia anche la possibilità di fare colore. Comunque vedete che asso jack ce l'ha avuto anche lui. Io mi sarei curioso da bottone di fare un call di 10 per, sperando che entrano anche loro due, ma sarebbe una giocata un po' troppo brutta. Quindi foldiamo ragazzi, non dobbiamo mai perdere, come dire, la strada, cioè far singolo giro. Io voglio levare questi 2 euro, allora mi gioco anche 3-5 da bottone, magari ho fortuna la volta che te li mangia. Perché anche se una persona può magari giocare non bene, o perché poi ci possono essere tanti motivi, cioè per esempio può darsi che questa persona qua non gli interessi nemmeno il discorso gioco poker, lo fa solamente così per passatempo e niente, gioca così, cioè non c'è niente di male, ognuno lo gioca a livello che fondamentalmente desidera. Se uno desidera studiare tutti determinati argomenti per migliorarsi, lo fa. Una persona che non lo desidera gioca così, va bene, non è che sta sbagliando, nel senso ognuno gioca come gli pare. Poi chiaramente i risultati si vedranno nel lungo periodo, però bisogna comunque non farsi ingolosire dal fatto che magari questo giocatore qui abbiamo qualche possibilità di levargli magari lo stack, perché poi dopo se avesse giocato 5-3 8-8, già la seconda volta che mi ricapita 8-8. Io 8-8 da OTG si folda ragazzi, io lo folderei perché c'è troppa incognita, perché è un grande svantaggio parlare per ultimi. Perché qui con 8-8 lui potrebbe avere asso K, lui potrebbe avere jack-jack, lui potrebbe avere donna-donna, potrebbe avere asso-asso, potrebbe avere qualsiasi cosa, 9-9, 10-10. E se sei l'ultimo a parlare, lo giochi, perché hai già visto, per esempio, sei su bottone, sei qui, hai già visto che magari 3 hanno foldato, allora dici ok, me lo gioco, ma da UTG, ragazzi, vanno foldate queste cose qua. Anche comunque a 8-8 non è una coppia che ti dice mi ci gioco lo stack, qualsiasi cosa esca sono al sicuro. Bisogna fare sempre questo ragionamento. Per esempio, ora, per esempio, questo Flavio Emi ha 2,55 euro. Noi dobbiamo farci una domanda tutte le volte che giochiamo una mano contro di lui o contro gli altri. Sei disposto con 2,5 a giocarti 2,38 euro più 2,50 euro? Sei disposto a giocarteli? Sì, no, no, allora foldi. Sei disposto a giocarteli? Vai, giocali. Poi li perdi, che 5-3 li perdi sicuramente, 5-2 li perdi sicuramente. Però te, tutte le volte che giochi una mano, devi sicuramente farti questa domanda. Sei disposto con questa pica a giocarti 5 euro? Su queste due carte, se no pensaci prima di giocarli. Voi direte sì, ma io vedete, sì, ma io ora metto 10 centesimi poi guardo. Non funziona così ragazzi, perché poi quel guardo poi dopo è andato via, vedete, ha perso l'euretto e se ne è andato. Noi io un tentativo di rilancio lo farei, perché 2-6 è una mano fortissima. No, semplicemente era per fregare il buio. Lui ha fatto check, quindi io un mezzo piatto, anzi un 20, lo punto in totale bluff, perché lui ha check foldato subito. Infatti vedete, ha foldato. Anche queste sono mani stupide, ma sono mani importanti, perché nel lungo periodo
si fanno i soldi anche su queste mani qui. Lui cercando instant mi ha dato l'informazione giusta, mi ha detto: oh, io l'ho messa, ma non c'ho proprio nulla. Anzi, cosa c'era? La donna lì mi ha fatto paura. Lui mi ha raccontato questo con un check instant. Io ho puntato per quello, perché se lui ci avesse pensato un tempo, magari avesse visto, io avrei detto: ma se ci ha pensato vuol dire che magari qualcosa c'è già. Oppure anche se avesse puntato, ovviamente avrei foldato instant, e possiamo foldare perché comunque è in posizione un po' arretrata. Quindi il suo check, anche queste sono informazioni che sembrano stupide ma sono importantissime. Qui io posso anche foldare perché gliel'ho fatto appena adesso, e foldo poi per due gliele posso anche lasciare. Qui con K6 comunque lui abbiamo visto che ha comunque la tendenza a seguire. Io provo, vediamo un po'. Chiaramente sappiate che le persone, vedete, ha contro rilanciato, e io qua faccio finta di pensarci per non farmi vedere che l'ho fatto con il niente, e foldo. Allora, asso 2 a me non piace molto. Io provo a fare un rilancio. Asso 2, vediamo un po' se lui lo rifà. Sono curioso lì. E là. Questa ha dato di matto, ragazzi. Non so come mai. Vediamo un po'. Sempre faccio finta di pensarci. Foldiamo. Questo in realtà è buono, perché vuol dire che lui i rilanci, a parte adesso siamo rimasti in 3. Niente, io esco, ragazzi, non posso giocare in 3. Niente, esco. Allora, ragazzi, come avete visto, questi rilanci lì sono molto molto positivi, perché significa che quello che state facendo al giocatore dà molto fastidio e lo inducete a un bluff sbagliato, perché non ha senso andare roll in su un rilancio di 15 centesimi, perché poi può capitare anche quello che c'è asso e li perdi tutti. Quindi è molto utile questa cosa qui, si può sfruttare benissimo. Anzi, ora purtroppo ho dovuto lasciare il tavolo perché eravamo rimasti in 3, ma se ne era buono continuarlo a fare, e poi anche quando si aveva asso KK rilanciare 15, sapendo che lui fa questo, poi pusharlo e mandarlo a casa, è ottimo. Quindi bisogna anche indurre delle volte i giocatori, se si vede che un determinato fattore dà fastidio, continuare a farlo per indurli a sbagliare. Comunque, ragazzi, avete visto che anche oggi siamo andati in positivo di poco, non so se mi sembra di 3 euro o 4 euro, di poco, però in positivo. L'altra volta abbiamo giocato, siamo andati in positivo di 5 euro perché avevamo vinto uno stack. Questa volta siamo andati in positivo di 2-3 euro, ma non ho nemmeno visto. L'importante, ragazzi, non importa di quanto, perché i soldi sul poker sono inesistenti, nel senso che te oggi ce l'hai, domani non ce l'hai più, perché basta un periodo sfortunato che li perdi tutti. Quindi non facciamo mai conti: ho guadagnato oggi, ho guadagnato tot, tutti i mesi guadagno tot. Non esiste. Esiste oggi, hai fatto una sessione positiva perché hai guadagnato, punto. A te ti deve bastare quello, poi quanto non ti deve interessare. Domani devi cercare di fare un'altra sessione positiva. Se non è positiva e vedi che stai giocando male, smetti, non cercare mai ora recupero, perché quando ti dici ora recupero, già cambi il tuo modo di giocare e perdi tutto. Perdi tutto. Nel momento che te hai una mente che devia da quello che hai imparato, da quello che sai che è giusto, e può essere qualsiasi fattore psicologico, una perdita, cioè asso perdi. Io tante volte, io lo dico per esperienza mia, non lo dico perché l'ho letto, ragazzi, occhio, perché è diverso. Io delle volte è capitato che con asso ho perso uno stack intero, sono andato in merda cerebrale, mi è scesa la catena,
e a quel punto ho cominciato a giocare differentemente. Questo è l'errore più grande, perché poi da quella mano lì poi perdi una sessione, ne perdi due, ne perdi tre, ne perdi quattro, perdi per un mese partendo da un asso asso dove magari te non te lo dai più dalla testa, ma quell'asso asso magari aveva 5-3 e ti ha vinto con 5-3 perché ha fatto scala o colore con 5-3, te quel 5 o con 2-2, io ho perso anche con 2-2 perché è uscito l'altro 2 con asso asso, con KK, cioè cose fuori dal mondo, e non me le sono mai più levate dalla testa. E ho sempre, e da quel momento lì ho giocato in maniera diversa, ho continuato a perdere anche per un mese, poi piano piano mi sono ripreso, che poi ti rendi conto che stai perdendo perché stai giocando male. Quindi ragazzi, al tavolo bisogna essere freddi, non bisogna essere emotivi. Ogni sessione a sé. Te oggi hai perso, hai vinto, se hai vinto sei contento, se hai perso va bene lo stesso, basta, domani ritorni al tavolo, quello che è successo prima non te ne deve fregare, sia se hai vinto 1000 euro sia se hai perso con asso asso. Poi chiaramente se vinci 1000 euro magari ti puoi spostare, puoi andare a un tavolo superiore, però ti devi sentire sicuro anche lì, perché se te vai a un tavolo con uno stack superiore, con un big blind superiore, ma non ti senti sicuro, anche se te c'hai 10.000 euro, però non ti senti sicuro, non ci andare, perché te quando ti siedi a un tavolo di poker ti devi sentire nel tuo, tranquillo. Se perdi, perdi. Io per esempio mi metto nei 5 euro, se perdo lo stack non me ne frega niente, perché ho alle spalle ho un backroll di quasi 300 euro. E quindi se mi metto a un tavolo da 10 e le perdo, già io, però 10 euro. Quindi giocherei già con una mentalità differente da quella che giocherei con i 5. I 2 euro, quelli da 1-2 centesimi di che è big blind da 2 euro, cioè questi qua, sono 2 euro di stack, non li gioco perché mi annoierei. Quindi, invece quelli da 5 euro, 2-5 centesimi, mi fanno sentire tranquillo, però al tempo stesso non mi annoiano. Quindi sono quelli per il momento perfetti per me, anche se avessi 10.000 euro. Stessa cosa, poi nel momento in cui mi sento in una sicurezza tale che dico ok, adesso ho ripreso a giocare a poker, adesso mi sento più tranquillo, adesso ho anche uno stack, un bankroll maggiore, magari ho, che ne so, 500 euro, 400 euro, a parte vabbè ci potrei andare anche adesso, ma io non mi ci sento sicuro, magari se io magari continuo a giocare, continuo a far video, mi riprende la voglia, comincio anche a ristudiare un pochino le cose, e magari riprendo un pochino di sicurezza, chissà che poi magari ci trovo, però ci devo ritornare sicuro, tranquillo, non con l'ansia di oddio se metto questi soldi qui e sbaglio mi sento male, no, vuol dire che non è il tavolo per te. Quindi molto la pratica, molto, ma molto fa anche la psicologia tua personale, chiaro. Poi ci sono le regole tipo giocarsi il 2% di bankroll che aiutano, però poi c'è la psicologia personale. Se te hai 300 euro ma al tavolo da 5 euro ti senti insicuro, vai a giocare quelli da 2, perché nessuno ti obbliga a giocare quelli da 5, nessuno. Quindi chiaramente se te hai 300 euro e vai a giocare i tavoli da 50 euro, a priori ti direi no, perché in quattro mani ti sei bruciato, cioè in quattro sec ti sei bruciato praticamente tutto il bankroll. Quindi però alla fine cioè il poker va visto non come un guadagno ma come un divertimento. Il divertimento dov'è? Il divertimento è quando te giochi tranquillo, devi essere né positivo né negativo. Al tavolo da poker vince, questo non è scritto, questo ve lo sto dicendo io, al tavolo da poker vince la non mente, il non pensiero. E poi questa era anche una cosa che diceva Bruce Lee prima dei combattimenti. Al tavolo da poker vince il non pensiero, la non mente, cioè ovvero non pensare né a cose positive né a cose negative, perché la cosa positiva potrebbe, oddio ho vinto 5 euro, allora gioco tutto perché è il mio momento fortunato, ti leva anche l'anima.
Il negativo, ugualmente, l'ho perso qua sasso, ma no, ora non vinco più nulla. La non mente, il fatto che te, sia che vinci, sia che perdi, te ne sbatti. E te, al tavolo seduto, sei tranquillo, giochi per il puro fatto che stai giocando a poker. Basta. Questa è la mentalità vincente del poker. Poi c'è tutto un discorso di regole del poker da seguire, perché ti aiutano a giocare meglio e ti aiutano a eliminare la, si chiama fortuna, si chiamerebbe cioè voi la chiamate fortuna, ma in realtà si chiama varianza, ovvero la possibilità di avere eventi positivi o negativi. Seguendo le regole vi aiuta, ma prima di tutto c'è la vostra mentalità, è quello che si adatta a voi nel giocare a poker. Quindi ragazzi, io spero di essere stato esaustivo e ho cercato di spiegare al meglio quello che, più che altro, più che aver letto quello che io ho passato, perché comunque un paio d'anni, forse anche qualcosa di più, io dico un paio d'anni perché poi non sono stato sempre un anno o due, mi sembra, li ho giocati continuativi, poi li ho un po' saltati. Comunque un po' di esperienza l'ho fatta, quindi cerco di portare la mia esperienza a voi. Va bene ragazzi, comunque io spero di avervi comunque spiegato al meglio, almeno secondo le mie possibilità, la mia piccolissima esperienza in questo ambito qua. Quello che vi posso dire, giocate in maniera più tranquilla possibile, cercate di mettere il meno possibile e di stare il più possibile. Giocate tranquilli, giocate 2 centesimi, giocate 2 euro di stack, giocate i tavoli da 2 centesimi, tanto non vi corre dietro nessuno, non bisogna arrivare da punte parti, bisogna giocare semplicemente per il divertimento di stare a un tavolo da poker. Poi, quei soldi che mettete per voi devono essere già persi, perché se pensate, io metto 100 perché devo a riuscire a farne 500, li perdete subito, perché la mentalità è sbagliata. Voi dovete mettere 100 e quei 100 di io faccio finta di non averli mai avuti questi 100 euro e gioco. Questo non significa che si sputtanano così e quel che sia, significa che te devi giocare in maniera tranquilla. Se tu vinci 5 euro sei contento, ma non ti deve cambiare. Se perdi 5 euro sei meno contento, ma non te ne devi fregare. Allora ragazzi, poi da parlare ce ne sarebbe ore e ore e ore e ore, ma siccome non vi voglio annoiare, perché poi sentire un pirla che parla a continuazione annoia pure, quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio per la compagnia. Ripeto, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, commentate perché mi fa piacere parlare anche di poker con voi. Se avete qualche opinione, sicuramente qualche errore l'ho fatto, ma perdonatemi. Ci vediamo. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate. Ci vediamo alla prossima. Ciao belli!